Salve a tutti i disonesti e disonesti, io sono Nissim Rochius e benvenuti su Hard to be a God. Ragazzi, questo gioco molto, molto vecchio, degli anni, mi sembra, del 2007-2006, in teoria quegli anni là, è uno dei migliori giochi di una casa che non è che ha avuto un grande sviluppo nel tempo, ma è tratto da un libro molto famoso di Arkady e Boris Stungatsky. Ok, da cui sono state tratti i film di Stalker e degli anonimi giochi Stalker. È un gioco di un'altra casa, però ragazzi, diciamo che non ho avuto mai la possibilità di giocarci. L'ho sempre visto da un mio amico, perché purtroppo il mio computer non riusciva a installarlo per qualche motivo, ma sono riuscito a trovarlo, funziona sul mio PC e ho anche la traduzione in italiano. Diciamo che l'ho trovato su Steam a 7,90€, quindi se volete giocarci c'è tranquillamente su Steam, però in inglese. Se dopo andate a cercarvi la traduzione in italiano in internet, la trovate tranquillamente. Io, ragazzi, iniziamo, io direi di iniziare perché merita. Allora, ragazzi, cercherò di, perché sarà scritto in italiano, vi dirò io giusto al momento cosa staranno dicendo. Ci mette un po' a caricare. Ok, di che tipo di prova si tratta, maestro? Potreste fare un po' di più in fretta, non vedo l'ora di entrare in azione. Puoi scegliere risposte e dialoghi selezionando con il puntatore, facendo clic da sinistra. Ma vabbè, ok. Ok, oh, siete arrivato infine, giovanotto. Nel caso voi non mi conosciate, lasciate che mi presenti. Sono Don Maishi, anziano maestro della scuola dei servizi segreti imperiali, ma potete chiamarmi semplicemente maestro. Non ci servono tutti quei titoli. Allora, siete pronto per la prova finale? Allora, ragazzi, un attimo, finiamo se la proseguire, dopo dobbiamo eliminare la musica dei dialoghi, perché è un po' rovina. Ok, possiamo rispondere. Di che tipo di prova si tratta, maestro? Poteste fare un po' più in fretta, non vedo l'ora di entrare in azione. Beh, io dico di essere abbastanza formale, quindi... Di che tipo di prova si trova, maestro? Dovrete trovare il modo di sbarazzarvi di un seccatore. Dovrò uccidere qualcuno? Sono tutto orecchie. Sono tutto orecchie. Ok, nei sobborghi della nostra capitale una banda sta terrorizzando i mercanti, con grande fastidio del vassallo del luogo. Questa feccia non è solamente degna della nostra attenzione, ma purtroppo il vassallo ha parenti influenti alla cancelliera imperiale. Il capo dei servizi segreti imperiali è già stufo delle lamentele del suo primo segretario. Dovete liberare da questo problema il vassallo e il nostro capo dal mal di testa. C'è un uomo, lui dovrebbe sapere dove si nasconde questa feccia. Ok, dove posso trovarlo? Prima di tutto visitate l'armeria e procurate un equipaggiamento. Vi farò avere l'informazione che vi siamo subito dopo. D'accordo, maestro. Ok, ci approcciamo per la prima volta nel gioco. Ok, se un PNG ha informazioni su una delle missioni avrà un'icona speciale sopra la testa. Ok, promuoversi, WASD, ok, va bene, e il coso, ok, ci si può un po' allontanare. Allora, vediamo un attimo, se ci posso, un attimo, musica, effetti, parlato, eccolo qui, lo abbasso, perfetto, dovrebbe essere a posto, vediamo, menu principale, no, opzioni, audio, ok, parlato, a posto. Perfetto, allora io devo andare sul puntino rosso, dove cacchio è? Allievo, devo andare il coso rosso. Dove devo andare? Ah, eccolo là, eccolo qua, perfetto. Per parlare, vedendo di accendere, ok, andiamo. Ok, chi siete? Dov'è l'autorizzazione? Domaishi mi ha detto di prendere l'equipaggiamento. Ok, autorizzazione. Mi serve l'autorizzazione. Niente autorizzazione, niente equipaggiamento. Non mi ha dato nulla. Ho solo detto di equipaggiarmi. Smettete di scherzare, bisogna riprendere le mie armi in ordine del maestro. Proviamo con le due. Smettete di scherzare, Vediamo. Oh, guarda,
Quanto siamo seri? Che paura. Non starete mica cavalcando un cavallo, un tantino troppo alto, pivello. Va bene, non ti chiamo, ok? Siamo entrambi. Va bene, non ti chiamo, siamo entrambi in servizio. Sono di fretta, il maestro sta aspettando. Mi spiace se vi ho offeso, non ho nessuna autorizzazione. Ok, va bene, potete passare. Non sapete nemmeno stare agli scherzi. Che razza di persona, la vostra roba è nelle casse. Mamma mia, che stronze. Addio, addio. Ok, chiave edificio. Ok, perfetto. Allora, adesso dobbiamo andare sull'edificio. Perfetto, andiamo qui. Porta aperta, perfetto. Dov'è la... Ok, è qua. Ok, solito. Ok, capito. Prendiamo tutto, perfetto. E ci mettiamo la spada. Ok. Bella, come si fa? Vediamo. Valore chiuso. Al baule è aperto. Ci vediamo tutto assolutamente. E il baule è chiuso. E il baule è aperto. E ci prendiamo ancora. Tanta roba, ragazzi, che non possiamo portare, però, eh. Ah, ci sono anche le cose. Interessante. A volte non conosco molto di queste cose qua, ragazzi. Quindi perdonatemi. Allora. Adesso. Ok, con un inventario. Oh, bene, va bene. Così si tira fuori l'arma con cosa ho detto? Aspetta un attimo, ragazzi. Non mi ricordo più cosa ho detto. Ok, vedo che siete armati di tutto punto. Seguitemi. Vi seguo, maestro. Ok. Vediamo. Dai. Perché sono sempre un po' pallosi, ragazzi, sti inizi? Oh, un'altra volta. Voglio vedere quanto siete bravi con la spada. Vedete? Quei tre fantocci in fondo colpiti e li fate a pezzi, ma con eleganza. Capito, maestro? Con eleganza. Ok, per eseguire un attacco di base, fai clicco col tasto sinistro del mouse. Per eseguire un attacco speciale, fai clicco col tasto destro. Per infinire un nemico a terra, premi la rotella. Ok. Vediamo. Ok. È abbastanza facile. Dai. Dai. È abbastanza facile alla fine. Dai. Voilà, sei riuscito a portare a termine la missione, bene, ora venite con me. Venite qui, scusate ragazzi. Mettiamo via la spada. Niente male, vedete che avete imparato qui quanto vi ho insegnato. Ora voglio vedere come ve la cavate cavalcando. Seguitemi. Ok, sì, maestro. Vai, vai. Dov'è sto cavallo? Cavallo. Andiamo a farci un giro nella cesta, ragazzi, prima di partire. Vedi che ci sono le ceste. Vedi, vedi. Mia, tutto mio. Mia. Là è il tipo. Aspetta, aspetta, mi prendo un paio di roba dentro le ceste. Baule chiuso. Baule chiuso. No, questo è aperto. Vedi che è questo aperto, ragazzi. Baule chiuso. Ok. Montate questo cavallo e distruggete quel fantoccio. Quando avete finito, venite da me. Ok. Sì, maestro. Tutto lagga. Perfetto. Andiamo. Co no, ho sbagliato. Ah, con E. Con E, scusate, ragazzi. Quale fantoccio? Ma quale fantoccio devo eliminare, ragazzi? Quale fantoccio dove... Penso quello. Ma... Oddio! Quanto è brutto sto... Aiuto! Mamma mia.
Dai. Dai. Dai, che non cade. Ma non cade. Non cade. Ma quale fantoccio dice questo? Ma quale fantoccio sta dicendo? Ah, aspetta un attimo. Me lo sta puntando anche. Ah, questo fantoccio. Ma vaffanculo. Sto sbagliando. Vaffabrodo, vaffabrodo. Vai. No. Ok. Dai. Ok, niente male. Venite qui dopo l'ultima prova. Ok. Andiamo via l'arma. Ok, ora parliamo della vostra missione. Come ho già detto, non sappiamo dove si trovano i loro core. Siamo riusciti a corromperne solo uno. Li spetterà all'Irucaniano scalzo. Ok. Quando posso cominciare? Potrebbe esserci diverse persone nella locanda. È come se qual è il nostro uomo. Ok. Dovete trovarlo da solo. Però lui saprà chi siete. Quelle canali stanno su tutto di tutti. Specialmente se si tratta di un esponente dell'autorità. Guardate, io ho lo specchio e capirete cosa intendo. Sapete di chi si tratta e dove si trova. Come inizio direi che basta. Non so molte informazioni. Quando posso iniziare? Subito. Finita la nostra chiacchierata, andate alla scuderia e scegliete un cavallo. Avete già preso l'equipaggiamento necessario. Dovrebbe bastare per il vostro incarico, dato che non state partecipando a una crociata contro i barbari. Domande? Ottimo. Sapevo che non avreste avute. Siete congedato. Quando avete finito, siate celere con il rapporto. Ho capito, maestro. Perfetto. Perfetto, ho il tuo personaggio, guadagno esperienza, completando le missioni, guadagnando il personaggio che è stato abbastanza esperienza, sale di livello e ottiene punti abilità che possono essere usati per aumentare le caratteristiche. Ok, quindi io in teoria basta che prendo un bel cavallino. Io. Valgo 10 volte di voi. Volete controllare. Come si fa a salire? Salga. Ah no, uno di quelli. Vada. Cavallo da tiro o cavallo veloce? Facciamo un cavallo da tiro perché è più resistente. Abbiamo detto almeno dei consigli. Ok, vediamo un attimo l'inventario. No, questo è il coso. Noi dobbiamo andare alla taverna Lucarniano scalzo. Che okay, è facile da raggiungere. Però volevo vedere un attimo l'inventario. È con R T I. Inventario. Sono un po' un idiota. Ok, mettiamoci l'armatura. Lo scudo, il cappello, perché sei figo. E attenzione, abbiamo anche delle scarpe che comunque. No, teniamo la cosa. Come soldi, ti metti i soldi, le bevande curative. Questo mi sembra che sia l'energia. E dopo c'è l'altra roba. Ok, perfetto. E questo è regola dei cognitori imperiali. Ok, capito. Perfetto, allora montiamo sopra il nostro bellissimo cavallo e andiamo. Aspetta un attimo ragazzi, c'è un maestro dei servizi imperiali. Vediamo un attimo. Sono maestro dei servizi imperiali, dei travestimenti, è una missione per voi. Se vi interessa, comunicami, accettate. Vabbè, se no vediamo. Dopo faremo, ragazzi. Allora, andiamo con il nostro esame, specie di esame. Aspetta un attimo. Let's go! E si va per la prima volta all'esterno. Che cazzo? Cuba, siete voi? Sono Secret che vi aspetto. Io sono Ciuba. Ciuba è rosso. Potreste aver passato il tempo bevendo una birra. Come mi conoscete? Come vi conosco è facile, riconoscete subito la vostra sagra. Per quanto riguarda la birra, ormai è impossibile berla. Quella canaglia ha riservato la birra scura solo per i nobili, e quella chiara è talmente disgustosa. Bene, avete affari di qualche genere, giusto? Proprio così, siete stato pagato in oro per mostrarmi una persona. Non in oro, piuttosto in argento, ma ho avuto la mia parte, è vero. Ma di che si tratta esattamente? Vedete i dadi? Ce n'è sotto ogni cespuglio.
Non prendetevi i giochi di me, sapete perfettamente che ci siete stati pagati. Mi saranno quelli che hanno rubato le cose. Chi ha detto che sono i miei uomini? Questa è la banda di Mago Calvo, il calvo, non la mia. Siamo in lotta già da un bel po', sapete. Mago nell'ultimo periodo era impazzito. Abbiamo una legge non scritta. Se ti stai divertendo al villaggio, rimani al villaggio e non mostrare il muso in città. A quanto pare l'ha fatta, quindi non eravate d'accordo sugli oggetti del furto? A quanto pare... Qualcosa del genere. Io, ad esempio, non mi faccio vedere in periferia. A dire il vero, ho commesso un errore grossolano, consentendo di incontrarvi qui. Avete notato quei tre vicino alla locanda? Veramente no. Beh, sono lì. Quelli sono i ragazzi di Mago. Sono venuti per me, stupidi sicari. In definitiva, non ho realmente idea di come intraprendere i nostri affari. Probabilmente dovremmo organizzarci in un altro momento. Per ora, la cosa migliore per me sarebbe nascondermi e attendere. Sapete, la gente non mi sarà di nessun aiuto da morto. Aspettate, eravamo d'accordo che ci saremmo incontrati qui e mi avreste mostrato. Lo so, ma le cose sono cambiate. Fintanto che ci sono gli scanossi di Mago. Non posso nemmeno mettergli il naso fuori da qui. Per quanto vi riguarda, non penso che una guida a morte vi sarebbe di grande aiuto. Allora cosa facciamo? Non lo so, se riuscite a cacciare di qui i ragazzi di Mago, possiamo procedere immediatamente. Vi chiedo scusa, ma per ora devo mettere in salvo la pelle. Vedrò quello che posso fare. Ok, proviamo ad andare da Mister Mago. Ok, cosa abbiamo? Esperienza razza di... Ma voglio dire che voi, i vostri amici, ve ne andiate di qui. Non potete trovare un altro locale da frequentare. O non sarete mica uno degli scherzi di Chuba. Ehi ragazzi, venite qui. Beh, a quanto pare le chiacchiere sono finite. Vai. Come si fa a parare, ragazzi? No! No, ma sei serio? Ma cosa? No! What? Cioè io dovrei iniziare da capo? Porca puttana. Ok ragazzi, siamo riusciti a tornare nello stesso punto di prima senza aver salvato, ma... Nuovo salvataggio. Salva, lo chiamiamo Dishonored. Dishonored. Salva. Ok, abbiamo salvato. Ok, perfetto. Possiamo andare avanti e cercare di uccidere questo qua? Grazie. No, 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 no,
Cacchio. Inventario. Vediamoci una produzione curativa. Perfetto. State fermi, state. No, no, no. Cacchio. Vaffanculo, pezzo di. Dai, muori. Oh, li ho uccisi tutti. Sono riuscito. Miracolo. Oh, santissimo paradiso. Punti vita. Perfetto. Punti vita. Perfetto. Perfetto. Mi sono risistemato i punti vita. Vediamo cosa avevano. Prendo questi. Bello sto mantello, ragazzi. Wow. Bellissimo. Però non lo fa vedere, cazzo. Quanto è bugato. Perfetto. Va bene. Allora, come facciamo le fare di quei tre? Non ci sono più. Li ho dovuti uccidere. Ok, nessun problema. Immaginate la faccia di mago. Ehi, mago, volevi fare la proprietà del vecchio Chuba? Cuba o Chuba, vabbè. Beh, adesso puoi proprio andare a... Ok, andiamo. Davvero commovente, fate strada. Ok.
dobbiamo andare dal tipo. Quindi prendiamoci il nostro bellissimo cavallo. Allora, eccoci qui. Questo covo, quanti sono? Proprio questo, vi ho detto che erano in tre. Farete meglio a indossare i nostri abiti. Roba da ladri, sapete, destino degli imperiali. Vi ucciderò un istante, la cosa non mi preoccupa. Questo è certo, ma i vostri superiori potrebbero preoccuparsi. Non venite con me? Oh no, i patti erano quelli. Quei tipi li odio. Ma non fino a questo punto. Ora tocca a voi, io ho fatto la mia parte. Allora, addio allora, Ciuber Rosso. Abbiate cura di voi, se doveste incontrarmi ancora, ricordate, i ladri aspirano sempre alla corda. Oh, piantatela. Chi lo sa, forse siamo destinati a incontrarci nuovamente. Non sono davvero così cattiva e a volte risulto perfino utile. Vediamo cosa fa. Ok. Allora, in teoria mi ha dato... non mi ha dato niente. Devo togliere i vestiti imperiali. Quindi tutto quello che è imperiale... Corazza pesante. Onda viaggio. Guardia imperiale. Guardia imperiale. Fanteria leggera imperiale. Poi metto il bastone. Penso che possa anche andare bene, no? Allora, eccoci qui. Cioè, sono praticamente nudo. Vabbè, speriamo che non mi uccidano. Vediamo se almeno il bastone non è imperiale, vero? Perché se no, bastone da viaggio. Ok, in teoria non dovrebbero farmi del male. Vediamo. Anzi, facciamo una cosa. Salviamo. Salva. Sovrascrivere, certo. Ok. Andiamo. No, ma... No, dai. Vediamo se riesco a tirarne fuori uno solo. Forse sì, sono riuscito a tirarne fuori uno solo. Bene. Dai. Venga. Adesso ti ammazzo. Dai. Dai, muori. Ok, è morto. È morto, santissimo paradiso. Cuffia da brigante, ok. Pantaloni grigi. E ci prendiamo tutto il resto. Buono. Uno è andato. Ora, vediamo se riesco a curarmi un attimo. Ok, forse sono riuscito a tirare solo il capo. Sì, ragazzi, solo il capo. Adesso lo ammazziamo. Lo ammazziamo, lo me lo sento. Quasi ucciso. Se riesco in questa missione, ragazzi. Sì, l'ho ucciso. Collana del Vassello, oggetto speciale, collana bella, preziosa e elegante. Ok, siamo riusciti nella nostra missione. Quindi basterebbe tornare. Allora, aspetta un attimo, ragazzi, che salvo. Prima di tornare al coso. Vediamo se riesco a farne fuori qualcun altro.
Carica! Mamma mia, mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Sto correndo come il demonio! Faccio strike, faccio strike! Uno è morto, uno è morto! Manca poco! Un altro è morto! Manca solo uno! No, 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 cavate! Non va, non va, non va! È morto anche questo, vai, li abbiamo fatti fuori tutti, ragazzi. Fatti fuori tutti! Incredibile, non so neanche io come ho fatto. Vabbè, un po' barando. Ok, ragazzi, allora, completiamo sta missione. Come posso constatare dal vostro aspetto, non ci siete ancora riusciti, non è vero? In realtà forse ci sono riuscito, non è forse la collana perduta dal vassallo? Eh? Oh, finalmente, stavo veramente perdendo le speranze di sistemare questa faccenda. Sto andando alla capitale, destituiremo quel minnolo proprietario il prima possibile. Voi invece dovete parlare con Don Prani, il segretario della Cancelleria Imperiale. Sarà lui che vi istituirà sulla vostra prossima missione. Vi auguro buona fortuna. Dunque, se avete una prova, sì, siete riusciti nella vostra missione. Farò in modo che lo sappia anche Don Prani. Addio ragazzi, addio maestro. Perfetto, sono riuscito nella missione. Vediamo se c'è la possibilità. Ho un punto. Ho più di un punto. Allora, arma menare, arma di struttura, arma di destrezza, diplomazia, resistenza. Allora, mettiamo un attimo l'arma leggera. E aumentiamo la resistenza e la diplomazia. Posso aumentare anche. Quanto posso aumentare? Quanti punti ho, ragazzi? Diciamo che togliamo un coso. Perfetto. Applichiamo così. Perfetto. Perfetto. Buono. Ora. Questo è Don Prani. Noi, ragazzi, salviamo. Salviamo. Così, perfetto. E noi ragazzi ci vedremo con la prossima missione di Don Prani, appena ci sarà la possibilità, adesso che appena possiamo farla. E nel canale settimana prossima. Questo gatto è stato l'ultimo video della settimana. E io vi ringrazio per essere stati. Stiamo crescendo, stiamo iniziando a fare un po' di più di visualizzazioni e anche un po' di più di feedback positivo. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio per il supporto che state dando. Noi ci vedremo settimana prossima con altri episodi del mio canale. Ciao ciao!